I livelli dei liquidi devono essere controllati con il veicolo su una superficie piana a motore spento e freddo. Innanzitutto individuare il comando di apertura del cofano. Si trova nella parte inferiore a sinistra del cruscotto. Uscire dal veicolo. Sollevare leggermente il cofano e spingere la linguetta di sicurezza accanto al logo Renault per sbloccare il cofano. Successivamente sollevare il cofano. Sta fermo in posizione da solo grazie a questi equilibratori. Per controllare il livello dell'olio, estrarre la stina. Il livello deve trovarsi tra i contrassegni Min e Max. Per rabboccare, svitare il tappo e aggiungere dell'olio. Se il veicolo è a combustione, il serbatoio del liquido di raffreddamento si trova qui. Se avete un veicolo ibrido, vedrete due serbatoi del liquido di raffreddamento. Uno per il raffreddamento del motore a combustione, l'altro per il raffreddamento del sistema di trazione elettrica. Il livello del liquido deve sempre essere compreso fra i due riferimenti minimo e massimo. L'eventuale rabbocco deve essere eseguito a motore freddo. Utilizzare solo i prodotti autorizzati da Renault che forniscono al motore protezione antigelo e protezione anticorrosione del sistema di raffreddamento. Il serbatoio del liquido dei freni si trova qui. Verificare che il fluido sia sopra il livello di avvertenza Min. In caso contrario, contattare un tecnico per rabboccare il fluido nel sistema idraulico. Il serbatoio del liquido del lavavetro si trova qui. Per riempire il serbatoio, aprire il tappo e rabboccare fino a visualizzare il liquido. Utilizzare sempre il liquido del lavavetro adatto. La batteria 12 o 48 volt secondaria non richiede alcuna manutenzione. Non deve mai essere aperta o rabboccata. Nel caso in cui sia necessario sostituirla, contattare un rappresentante del marchio. Per chiudere il cofano, tenerlo nella parte centrale e abbassarlo a circa 30 cm al di sopra della posizione di chiusura, quindi lasciarlo cadere. Si chiuderà automaticamente con il suo stesso peso.